Un arresto, 16 indagati e una raffica di perquisizioni. Maxi operazione della Guardia di Finanza partita da un imprenditore che ha portato al fallimento diverse società. Pauroso scontro a Fosso Seiore, due auto finiscono fuori strada, una si cappotta, ferita una fanese di 47 anni. Passeggiata romantica, luci sceniche, immagini proiettate sulla parete, proseguono i lavori alla Darsena Borghese a Fano, entro l'estate l'inaugurazione. Il Palazzo Ducale a Pesaro apre le porte ai visitatori, orgoglioso il prefetto, è un'occasione grande nell'era della ripartenza, il mio sogno è quello di associare anche un percorso artistico musicale. Poesia, musica e letteratura tradotte in immagini a Passaggi Festival, 6 appuntamenti al Pincio di Fano dedicati ai libri e a fumetti. Domani invece si inaugura la 12ª edizione di Centrale Festival, la rassegna dedicata alla fotografia e all'arte contemporanea. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'operazione della Guardia di Finanza di Pesaro che è scattata nei confronti di un imprenditore arrestato per reati fiscali. 16 in totale gli indagati, sequestri e anche numerose perquisizioni. Si chiama Cassaforte di Famiglia, l'operazione dei finanzieri del comando provinciale che dalle prime ore dell'alba stanno eseguendo una misura cautelare in carcere e una ventina di perquisizioni nei comuni di Vallefoglia, Cantiano, Ancona, Numana, Bologna, Roma e Frosinone. 16 gli indagati coinvolti, 3 gli studi professionali e altrettante le sedi societarie. Eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di beni immobili per un valore di oltre 700.000 euro, tra cui una villa di lusso nei comuni di Vallefoglia e Pesaro. L'indagine messa in atto è partita nei confronti di un imprenditore di 60 anni ben conosciuto nel pesarese e non solo, che negli anni avrebbe portato al fallimento diverse società operanti nel settore della grande distribuzione e in quello edile. L'uomo, che ne era il titolare insieme alla moglie, avrebbe distratto i fondi accumulati in una fiduciaria chiamata da lui appunto Cassaforte di Famiglia. I coniugi hanno una lunga storia legata ad aziende sparse in giro per l'Italia e nel tempo sono stati gravati da provvedimenti cautelari personali per reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale. Le fiamme gialle, infatti, sono partite dai movimenti finanziari eseguiti tra il 2011 e il 2014 a favore di una società pesarese, operazioni che sono risultate essere parte delle distrazioni patrimoniali compiute a danno delle 6 società ormai fallite, che sono state spogliate di beni, merci e denaro per un importo di circa 4 milioni di euro. Dopo aver accumulato debiti tributari per 2.800.000 euro, la società pesarese, attraverso la cessione del ramo d'azienda, ha trasferito il patrimonio immobiliare a un'altra società schermo partecipata da professionisti compiacenti. Dall'ipotesi di reato iniziale di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono stati accertati ulteriori reati, come l'intestazione fraudolenta di valori e il riciclaggio. Risultano indagati anche diversi professionisti e consulenti del settore che, oltre a coordinare le operazioni sempre concordate con l'imprenditore, si sono resi intestatari di quote sociali fungendo da prestanome per nascondere i reali beneficiari e la provenienza dei beni trasferiti. Passiamo all'incidente accaduto ieri sera a Fosso Seiore, dove sono rimaste coinvolte 3 auto. Soccorsa una donna rimasta lievemente ferita. Due auto finite fuori strada, una delle quali capottata. Grande spavento ieri sera a Fosso Seiore per un sinistro che ha coinvolto in totale 3 autovetture. Lo scontro si è verificato alle 23.30 lungo la statale Adriatica, al chilometro 242. Sull'esatta dinamica stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale di Cagli, che proprio in quel frangente stavano transitando sulla statale. Ma in base ai primi accertamenti, pare che una Smart condotta da una fanese di 47 anni abbia urtato una Ford Focus parcheggiata. E a causa del forte impatto, quest'ultima è finita nella scarpata. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, una Jaguar con a bordo un pesarese di 62 anni. È ancora da stabilire se ci sia stato uno scontro con la Smart o se l'uomo sia riuscito a schivarla. In ogni caso, il mezzo si è ribaltato a lato della carreggiata. All'arrivo dei vigili del fuoco di Pesaro, i conducenti erano già usciti dai veicoli e dunque i pompieri hanno provveduto soltanto alla messa in sicurezza dei mezzi. Sul posto il 118 che ha soccorso la donna rimasta ferita in modo lieve e la polizia locale di Pesaro per l'ausilio alla viabilità. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per quasi 2 ore.
E oggi pomeriggio alle 16:15 si è verificato un altro incidente sempre lungo la statale ma all'altezza dell'Istituto Santa Marta a Pesaro. A scontrarsi sono stati uno scooter e un'auto e ad avere la peggio, come vedete in questa foto inviata dai nostri reporter di strada, è stato il Centauro che è caduto a terra. Immediati soccorsi sul posto il 118 e i vigili urbani. Invece questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Sasso Corvaro per soccorrere una signora caduta in un dirupo in località San Donato in Taviglione. L'infortunata, che è precipitata per oltre 50 metri, ha riportato ferite multiple ed è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto anche i carabinieri di Macerata Feltrea, il personale speleo alpino fluviale e i colleghi del soccorso alpino e speleologico. Ed ora il Covid. Nelle ultime 24 ore nelle Marche è morta una persona con coronavirus. Si tratta di un uomo di Vallefoglia di 71 anni. I nuovi positivi sono 46. In testa alle province di Fermo e Macerata, entrambe con 13 casi. Invece negli ospedali ci sono 8 ricoveri in meno. I pazienti in terapia intensiva scendono a 10, mentre quelli in semi-intensiva a 27. E il governatore Francesco Acquaroli questa mattina è tornato a parlare di vaccini a margine di un incontro con la stampa. Per i vacanzieri, ha assicurato il presidente, faremo il possibile. Tutto quello che Figliuolo e il Ministero ci consentiranno, noi lo faremo. Oltretutto sono orgoglioso e fiero di rivendicare un risultato che credo che debba essere un risultato importante per tutti noi marchigiani, di cui siamo grati al sistema sanitario marchigiano e che ci pone come soggetto credibile nella inoculazione dei vaccini e che ci pone anche in essere in grado di poter contribuire alla vaccinazione di tutti coloro che potranno, secondo le normative e gli indirizzi nazionali, sottoporsi al vaccino anche in vacanza. Cambiamo argomento. Terminerà entro il mese di luglio la prima parte dei lavori in corso alla Darsena Borghese a Fano. Entro l'estate il taglio del nastro per la passeggiata romantica con immagini proiettate su una parete ma anche una nuova illuminazione. Il servizio di Filippo Pucci. Alla Darsena Borghese continuano i lavori per l'ammodernamento di uno dei luoghi più belli e romantici della città. Dopo il fermo di alcune settimane causate dalla quarantena Covid degli operai, in questi giorni proseguono spediti gli interventi di riqualificazione che comprendono la passeggiata, nuove panchine, luci sceniche e l'abbattimento delle barriere architettoniche per un costo di 250.000 euro. Il cantiere, per questo primo stralcio, che ricordiamo sono tre, arriverà fino al ponte ferroviario. Fra l'altro poi ci saranno anche altri interventi che porteranno la proiezione di immagini sulla parete opposta alla Darsena. Quindi diventerà un luogo, lo è già, molto affascinante, ma lo sarà ancora di più. Ma l'obiettivo è quello di arrivare passeggiando fino al faro. E a giorni stipuleremo anche la convenzione con RFI per la realizzazione del sottopasso di via Nazario Sauro, che consentirà di andarci a piedi in sicurezza e ci consentirà anche di fare il secondo stralcio. Con l'intervento del nuovo sottopasso, ci spiega il sindaco Seri, verrà abbattuto il vecchio casellino, ora in disuso e lasciato all'abbandono, regalando così in quel punto della passeggiata una piccola piazza a due passi dal canale. I lavori di questo primo stralcio dovrebbero finire, salvo imprevisti, a fine luglio. Grande tristezza e incredulità per la scomparsa di Cinzia, una voce autentica della città con una storia pluridecennale di racconto attraverso la radio. È il cordoglio del sindaco Matteo Ricci e del vice sindaco Daniele Vimini per la morte di Cinzia Montani, voce delle radio pesaresi. Dalle prime esperienze agli ultimi periodi, con un occhio critico verso ciò che accadeva, era sempre pronta a valorizzarne gli aspetti positivi, hanno ricordato, sapendo che lo strumento della radio poteva essere fondamentale alla crescita della città. Partiranno sabato le visite guidate gratuite all'interno del Palazzo Ducale di Pesaro, sede della Prefettura. Sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio di Angelica Panzieri. Da sabato 12 giugno sarà possibile visitare gratuitamente il Palazzo Ducale di Pesaro, sede della Prefettura. È stato il prefetto Tommaso Ricciardi ad inaugurare il percorso questa mattina, assieme al vice sindaco Daniele Vimini e alle massime autorità istituzionali e del mondo culturale cittadino.
Saranno previste due tipologie di visite. La prima durerà 1 ora e 30 minuti e si snoderà su tutti gli ambienti visibili del piano terra: cortile d'onore, cortile della caccia, loggia del Genga e giardino segreto. E poi ancora quelli del piano nobile, anticamera, appartamento del duca, salone metaurense, appartamento della duchessa e saloni di rappresentanza. In alternativa al secondo percorso di 45 minuti prevede la visita agli stessi ambienti, tranne quello dell'appartamento del duca, della duchessa e dei saloni di rappresentanza. Le visite sono organizzate da Sistema Museo e l'iniziativa è frutto della collaborazione tra Prefettura di Pesaro Urbino, Comune di Pesaro, Agenzia del Demanio e della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche. Il Palazzo Ducale entra così a far parte del circuito Pesaro Musei, a disposizione di cittadini e turisti che potranno apprezzarne le meraviglie architettoniche, gli arredi della collezione Mosca che ornano i saloni, i dipinti dei musei civici e i pregiati mobili d'epoca, messi a disposizione di recente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. Grandissima occasione, meravigliosa, perché, come ho detto poc'anzi, cade in un momento in cui il paese sta risorgendo e sta risorgendo anche dal punto di vista artistico-culturale. Il mio sogno sarebbe quello di poter associare a questo percorso artistico, storico-artistico, anche un percorso artistico-musicale, perché così abbiniamo anche la paternità che a questa città ha dato Gioacchino Rossini, e quindi poter fare veramente, iniziare il nuovo ciclo, la nuova rinascita con questo binomio che io è un mio pensiero, un mio sogno, ma spero di vedere realizzato prima di andare via. È una grande offerta storica, artistica, perché diciamo, questi saloni sono bellissimi, sono affrescati, hanno parte delle collezioni museali della stessa città, sono un'opportunità di incontro e di organizzazione di eventi incredibile, e che crediamo possa fare scuola anche a livello nazionale per tanti altri beni statali che sono ovviamente impegnati nella gestione degli uffici, ma che possono essere riaperti con una certa regolarità anche per i cittadini di Pesaro, a partire anche dai più giovani, dalle scuole, di riappropriarsi della conoscenza di questi spazi, farne anche diciamo, un percorso personale di crescita. E anche quest'anno nel programma di Passaggi Festival è stata confermata la rassegna dedicata ai fumetti. Prenderà il via il 18 giugno al Pincio di Fano. Dopo restrizioni e lockdown sarà una delle prime rassegne in presenza dedicate alla graphic novel. Si tratta di Passaggi fra le nuvole, 6 appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito, con i libri a fumetti che attendono gli appassionati del genere nell'ambito di Passaggi Festival della Saggistica a Fano da venerdì 18 giugno. Iniziamo con un primo evento, quello di apertura, molto importante per Passaggi, perché viene a trovarci Davide Toffolo. Davide Toffolo è un fumettista, ma è un artista poliedrico, è anche il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Davide Toffolo, oltre a raccontare e a parlare del suo libro ultimo, edito qualche mese fa, ci farà un omaggio musicale, mettiamola così. Il giorno successivo invece si proseguirà con Davide Reviati. Anche questo incontro è un incontro particolare, perché è la prima presentazione che Davide fa dal vivo relativa al suo ultimo libro, che è stato pubblicato proprio la settimana scorsa. Il terzo evento poi è in programma per lunedì 21. L'ospite sarà il fumettista Manuele Fior, rientrato da poco dalla Francia, che presenterà Celestia, un lavoro diviso in 2 volumi attraverso i quali si snoda il racconto affascinante di un mondo a cavallo tra presente e futuro, con forti richiami alle difficoltà che abbiamo vissuto in questi mesi. Martedì invece sarà la volta di Alessandro Barunciani, uno dei fumettisti più conosciuti a livello nazionale, conterraneo di Passaggi perché nato a Pesaro. Il suo libro è stato realizzato attraverso un crowdfunding e stampato in edizione limitata. Mercoledì 23, appuntamento con Sara Colaone, che illustrerà la storia vera di due donne che agli inizi del Novecento scapparono da una vita già segnata alla ricerca della libertà. La rassegna si chiuderà giovedì con Paolo Castaldi. Paolo ha fatto un lavoro sulla buona novella di De André, ha ripreso i testi del disco di De André e li ha illustrati in una maniera molto molto efficace e anche poetica. Quindi apriamo con musica e fumetto, chiudiamo con musica e fumetto al Pincio di Fano dal 18 al 24 giugno.
Domani invece prima giornata di Centrale Festival a Fano, l'iniziativa dedicata all'immagine contemporanea. L'appuntamento è per le 18 al Caffè Centrale in Corso Matteotti per inaugurare la mostra dal titolo Spiaggia Libera, Arte, Fotografia e Ricerca. Alle 21 poi alla Rocca Malatestiana di Fano si terrà l'inaugurazione ufficiale della 12ª edizione dell'evento con il presidente Marcello Sparaventi, il direttore artistico Luca Panaro e tutti gli artisti e ospiti del festival. Ed ora apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Isidoro Mazzanti e Silvana Sabatini che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio, dunque le nozze di diamante. Auguri dai familiari e da tutto lo staff di Fano TV. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi un breve speciale su un noto ristorante del territorio. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che l'appuntamento torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Buona serata.